Di giornata, giro spike Boden, imbocca subito un sentiero di chilometri di ciclabile. Si trova lì preso in pianto dopo una buona coda, salita 80%, ovviamente una pista nera. C'è da pedalare, spettacolo, pedalate subito. Con Clarnock questo sentiero sul crinale che andrò a percorrere, spettacolo veramente. Grazie. Grande. Che stiamo qua, sono di roba. Sì, sì che sono sentieri. No, grazie. Buongiorno, non ho possibile. Grazie. Fermo all'innesto dei sentieri. Mamma mia, sono una delle cose più belle. Eccoci qua. Andiamo di là. Una piccola pausa di riflessione, ripartiamo, si spinge, sì. Noi andiamo verso Weißgruberalm, noi via, io sono da solo, per tenermi compagnia, veramente strettissimo. Questo è un crollo di un albero, non male, not bad, c'è da andare dritto proprio. Ovviamente in preda all'euforia della discesa, sbaglia su strada.
ora mi risalgo 500 metri, 100 di dislivello, and finally, dopo un altro chilometro di spingismo, di portage, ripreso la via. Finalmente un po' di pendenza favorevole. Qui c'è un taglio. E poi sempre giù, 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 sul caillou. Bello tecnico, la fascese. Vediamo se non le mucche scappino. Gas a vista di buono. Chiuse line, linea esterna, la più lenta. Come? Il vecchino urlasse qualcosa in una lingua sconosciuta. Eccolo qua, sincero, con sgheppata subito. Che c'è? Cosa? Un ghiro morto. Oh, ripidone, ripidone, mamma mia, attenzione, si rientra nel bosco sorpresa. Ah-ha. Ci siamo! Boia! No! Pazzo! Come cacchio ha fatto a girarlo? Non so veramente come fare. Questa qui, ma no, che cazzo si fa? Qui, noi, no, vado a sasso. Non so come fare, non c'ho margine di errore. Un'area sconfitta al tornantino. Mi sono allenato a fare sti curvini. E col cavolo se no. E qui favellino, l'ho messa su favellina. Ma quella era favellini. Vitellozzi.